Se mi permettete una digressione personale, vengo davanti a voi non solo come segretario di Stato degli Stati Uniti, ma anche come ebreo. But also as a Jew. My grandfather, Maurice Blinken. Mio nonno fuggì dai pogrom in Russia, il mio patrigno è sopravvissuto ai campi di sterminio. Samuel Pizar survived concentration camps. Quindi, primo ministro, capisco a livello personale gli echi strazianti che portano con sé i massacri di Hamas. L'unica speranza che è ancora vivo, credo, sarà se è stato preso come ostaggio. Hamas è ISIS. Hamas è l'ISIS e proprio come l'ISIS è stato schiacciato, anche Hamas sarà schiacciato e Hamas dovrebbe essere trattato esattamente come è stato trattato l'ISIS. La nostra storia, la nostra responsabilità derivante dall'Olocausto fanno sì che sia nostro compito costante difendere l'esistenza e la sicurezza dello Stato di Israele. Le persone innocenti non devono sopportare le conseguenze del conflitto militare. È urgente facilitare la consegna di aiuti umanitari al popolo palestinese. Buongiorno, buongiorno cari telespettatori. Nel settimo giorno di guerra l'esercito israeliano ha ordinato l'evacuazione di tutti i civili da Gaza City entro 24 ore. Sembra, dalle notizie che arrivano in questi minuti, che sia in corso un esodo di migliaia di persone appunto da Gaza City, persone che si sono precipitate a lasciare le proprie case con quello che avevano, chi con delle valigie, chi con alcune vettovaglie. Hamas, il portavoce di Hamas ha fatto sapere, anzi a sua volta ha lanciato un appello a non muoversi da Gaza City, ha detto quella di Israele è solo propaganda per danneggiare la nostra coesione interna. Anche le Nazioni Unite hanno chiesto la revoca di questo ordine di Israele. Intanto nella notte ci sono stati altri raid aerei israeliani colpiti, sembra 750 obiettivi di Hamas, sarebbero stati anche eliminati, uccisi alcuni agenti, diciamo, alcuni esponenti delle organizzazioni terroristiche. Oggi è la giornata di preghiera per il mondo islamico e c'è grande allarme perché Hamas ha chiamato alla giornata della rabbia. Tutto questo potrebbe trasformarsi in un Medio Oriente che si infiamma, c'è preoccupazione comunque non solo in Medio Oriente, la Francia ad esempio ha vietato tutte le manifestazioni pro-Palestina. Poi c'è un grande lavoro diplomatico, avete sentito la voce del segretario di Stato americano Blinken che ieri era in Israele, oggi anzi è appena arrivato il segretario alla difesa americano Austin e oggi in Israele arrivano Ursula von der Leyen, Roberta Metsola e anche il nostro ministro degli esteri Tajani. Blinken a sua volta poi visiterà altri paesi che sono snodo, come dire, delle trattative diplomatiche, la Giordania ad esempio, l'Arabia Saudita, l'Egitto. Questo è un po' il clima generale, ovviamente tutto questo si ripercuote sui costi, i prezzi delle materie energetiche. Il gas viaggia a 52-53 euro al megawattora, quindi c'è stato un incremento negli ultimi giorni. Giorgia Meloni e il governo italiano, come altri governi, sono legittimamente preoccupati. Oggi la Premier effettua un viaggio lampo in Mozambico e in Congo e con lei c'è l'amministratore delegato dell'ENI De Scalzi. Insomma, partiamo da qui, è una situazione molto complessa. Allora saluto l'ambasciatore presidente della Società Italiana per l'Organizzazione Internazionale Riccardo Sessa, bentornato. Grazie, buongiorno. Buongiorno, con noi per la maggioranza c'è l'onorevole Maurizio Casasco di Forza Italia, bentornato. Grazie, buongiorno.
Bentornata l'onorevole Anna Ascani del Partito Democratico, quindi in rappresentanza dell'opposizione. Buongiorno. È già stata, ha avuto incarichi di governo importanti, è stata sottosegretaria al Ministero dello Sviluppo Economico, ma anche viceministro alla pubblica istruzione, tanto per ricordare il curriculum. E saluto Riccardo Puglisi, economista. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno a voi. Allora, ambasciatore Sessa, quest'ordine di evacuazione prelude a cosa? All'offensiva terrestre che molti si aspettano, credo che manchi l'ordine di Netanyahu finale, tutto pronto, e che però anche gli Stati Uniti ieri hanno, nell'incontro da Blinken e Netanyahu, detto attenzione perché lì c'è in gioco la vita di migliaia di civili. Ma guardi, credo che qui tutto stia continuando a evolversi o a involversi, a svilupparsi secondo uno scenario purtroppo che sin dal primo momento, 7 giorni fa, poteva essere costruito. Siamo adesso arrivati al punto nodale, perché è fuori di discussione che quello che è successo, dobbiamo ricordarlo, da parte dei terroristi palestinesi nei confronti di popolazione e soldati israeliani, è un fatto di una gravità senza precedenti. Hamas, che è il capofila di queste azioni palestinesi, scusa, sapeva... troppo, ieri si è saputo, la preparavano da 2 anni questa azione, da 2 anni. Esatto, cioè è una cosa incredibile, sarà vero, è molto probabile che sia vero, perché questo spiega ancora meglio tante cose. Abbiamo visto nelle notizie che stanno circolando che c'era anche la Russia era informata, cioè questo getta un'ombra tragica su tutto quello che sta succedendo. Hamas sapeva perfettamente, perché qualunque persona lo poteva già immaginare, quale sarebbe stata la reazione di Israele. E Israele sa perfettamente quale sarà la reazione di Hamas a seguito di quello che sta succedendo. Qui siamo già a oltre 1.500 morti, 1.400. Da una parte e dall'altra. Allora tutto questo sì, sicuramente la diplomazia si è messa in moto. Io credo, ahimè, con scarsi risultati. Qui bisogna fare delle pressioni fortissime su alcuni protagonisti da parte nel mondo arabo, ma si devono muovere soprattutto a livello occidentale, non solo i più grandi. In questo momento andare in Israele diventa una testimonianza di solidarietà, certo, nei confronti di un popolo, ma io credo che 2-3 persone forse possono essere ricevute da Netanyahu, che in questo momento ha chiaramente altre preoccupazioni, e Netanyahu è costretto ad ascoltarle. Pochissime persone. Chi sono? Gli americani in primis, i cinesi, i russi, gli egiziani. Questi sono i protagonisti, a mio modestissimo avviso, di questa crisi. Il resto è un contorno tragico a un funerale annunciato. Allora, perché tutto questo poi, al di là degli aspetti tragici sul piano umano che interessano due popolazioni, è il rischio enorme che c'è di una estensione di questa tensione a livello regionale. Allora, aspetti, mi fermo. È appena arrivata la notizia che nei raid di stanotte israeliani, questo riferisce Hamas, quindi la fonte Hamas, sarebbero morti 13 ostaggi. Diciamo che il numero è intorno ai 130, questo è il numero che si è capito. 13 di questi ostaggi sarebbero morti, perché la questione degli ostaggi è un'altra di quelle questioni cruciale, no? In quello che sta succedendo. Casasco, quanta preoccupazione avete come maggioranza di governo e quanta preoccupazione avete anche delle inevitabili ripercussioni, come dire, economiche di tutto questo? Ma la preoccupazione non è della maggioranza, io credo che la preoccupazione sia internazionale, e quindi certamente su questo aspetto non c'è maggioranza e minoranza nel paese. La preoccupazione è grande. Ovviamente, e aggiungo che anche l'Europa sta svolgendo un ruolo molto importante.
presente la von der Leyen, Metzl e non a caso il ministro degli esteri Tajani, in funzione proprio dei suoi rapporti a livello internazionale, anche come già presidente del Parlamento europeo, che possono svolgere un ruolo importante. L'Italia può svolgere un ruolo importante soprattutto proprio con i paesi del Mediterraneo, che poi possono incidere ovviamente sulla Israele e sui palestinesi. La situazione credo che sia a livello internazionale necessario, nella, cioè, tra virgolette, limitare questo conflitto in questo momento tra Israele e Hamas e non estenderlo ad altri paesi, cioè a Iran e ad altri paesi, voglio dire, che potrebbero deflagrare ovviamente a livello mondiale. Quindi il contenimento della la circoscrizione dell'intervento oggi, pur brutale e drammatico, tra Israele e Hamas, deve essere circoscritto, e questo credo che sia il tentativo internazionale per poi cercare di risolvere il problema a livello tra Israele e Hamas. Ma se deflagrasse a livello di altri paesi, questo sarebbe veramente una grande preoccupazione, non solo economica, ma sarebbe una preoccupazione di livello, certo, atomico. Che è quello che paventava l'ambasciatore. Voglio chiedere una cosa ad Anna Scani. Intanto do questa notizia, perché c'è più di una voce che arriva dall'Egitto che, a proposito di quest'ordine di evacuazione, fa sapere che Israele vuole spingere i palestinesi in Egitto. Sembra che questo avvertimento preannunci l'imminente aggressione di terra e lo spostamento forzato della popolazione della striscia di Gaza verso il confine con l'Egitto, in modo da eliminare il sogno di creare uno Stato palestinese. Ovviamente si moltiplica anche in seguito a quest'ordine di evacuazione le voci, in questo caso una voce molto critica con Israele. Anna Scani, lei è una convinta europeista. Casasco prima faceva riferimento all'Europa, ma l'Europa, adesso compreso il nostro paese, mi pare totalmente afona. Cioè sì, ci andrà la von der Leyen, ci andrà la Metzola oggi in Israele, testimonianze di solidarietà, secondo me, dice bene l'ambasciatore, ma l'Europa non sta giocando alcuna partita in questo momento. O sono troppo critico io? No, in realtà credo che quello che sta succedendo in questo momento in Israele, quello che è successo in Europa, debba risvegliare una coscienza europea. L'Europa per troppo tempo è stata silente, si è illusa che bastasse occuparsi di faccende interne, della stabilità interna all'Unione Europea, per avere un ruolo a livello globale. Invece, purtroppo, quello che sta accadendo ci dimostra che quella coesione interna deve servirci poi per agire da attori di peso, perché all'Europa non manca nulla, non manca la ricchezza, non mancano le potenzialità, non manca la capacità diplomatica, di cui siamo portatori straordinari. Manca una politica estera comune. Manca ovviamente la capacità di essere uniti e coesi sulla politica estera. Questa vicenda credo che veda però gli Stati europei necessariamente uniti, uniti nella condanna senza appello del terrorismo di Hamas, che non può essere giustificato in nessun modo e non ammette alcuna giustificazione, perché quello che abbiamo visto è un attacco terroristico in pieno stile. D'altra parte però l'Europa da sempre ha condannato Hamas, dicendo che lì c'è un tema che riguarda il popolo palestinese e che deve essere affrontato con la tutela del popolo palestinese, che non è Hamas. Cioè quando la nostra segretaria, sì, non si può fare quell'equazione. Quando la nostra segretaria nella dichiarazione di voto sulle mozioni in Parlamento dice il su nostro cui scopo, maggioranza e opposizione si sono divise, beh, noi abbiamo votato la mozione della maggioranza. In realtà la maggioranza ha votato la mozione dell'opposizione tranne un punto, quindi ci siamo divise nello scrivere, poi ci siamo uniti nel votare, diciamo è un modo contorto di stare uniti, ma alla fine ci siamo ritrovati uniti nei principi fondamentali. La Schlein dice bisogna isolare Hamas. Credo che gli sforzi diplomatici di tutto il mondo in questo momento siano orientati a questo, a isolare i terroristi, perché i terroristi si sconfiggono nel momento in cui si riescono ad isolare. Quando gli si consente di avere alleanze, allora c'è il rischio, che diceva prima l'ambasciatore, di espandere il conflitto e naturalmente di trasformarlo in qualcosa che nessuno in questo momento vuole vedere, soprattutto per le conseguenze sulla popolazione civile. Allora, dobbiamo andare in pubblicità. Riparto da Riccardo Puglisi e intanto ci guardiamo le ultime notizie, perché arrivano continui aggiornamenti. A tra poco. Allora, prima di andare da Riccardo Puglisi voglio darvi un paio di informazioni. Adesso non abbiamo le immagini, ma poco fa si è visto l'incontro
che era stato annunciato tra il segretario di Stato americano Blinken e il presidente dell'autorità nazionale palestinese Abu Mazen. Adesso appena recuperiamo le immagini ve le mostriamo, ed era uno degli incontri programmati in questa visita in Medio Oriente del segretario di Stato americano. Poi vi ricordo ancora la notizia diffusa poco fa da Hamas: nel corso dei raid israeliani della notte sarebbero stati uccisi durante questi bombardamenti 13 ostaggi, 13 dei 100-130 ostaggi nelle mani di Hamas. Poi c'è un'altra notizia importante che arriva dal Libano: il ministro degli esteri iraniano ha incontrato a Beirut il numero uno di Hezbollah per parlare degli sviluppi nella regione, questo a proposito di quel fronte nord che molti ovviamente hanno il terrore si apra, che sarebbe un altro fronte, tanto per capirci. Sentiamo Riccardo Puglisi, una prima riflessione su quello che sta succedendo, ma anche su un altro dei punti di cui si discute molto in queste ore, a proposito di isolare i terroristi, cioè la prima strategia contro Hamas deve partire dal blocco dei finanziamenti ad Hamas, perché ci sarà anche il martirio da parte di questi terroristi, no? Come visione della vita, ma poi ci sono degli ingenti finanziamenti, perché per dotarsi delle armi, dei missili, anche di sofisticate forniture tecnologiche, ci vogliono molti soldi. L'Iran certamente è uno dei finanziatori, il Qatar attraverso la vendita del petrolio è un altro dei finanziatori. Vorrei sentire Puglisi su questa parte. Sì, ovviamente io sono un economista, sì, ma no, certo. Come il caso del signor Dario Fabbri dimostra, non è necessariamente vero che uno debba avere una laurea per parlare di temi geopolitici, quindi cerco di addentrarmi. E qui abbiamo dato una stoccata a Dario Fabbri, mettiamola da parte. Su questa questione, allora, l'idea è questa, che c'è ovviamente c'è la ragione di Stato, c'è il diritto internazionale, e mi sento di dire che capisco la posizione di Israele relativa al fatto di rispondere. Mi preoccupa quando ogni condanna di quello che è successo a Hamas venga immediatamente seguita da un ma Israele, eccetera, eccetera. Questa è una questione che mi preoccupa, anche perché vedo in questo, dal punto di vista dell'opinione pubblica, un meccanismo per cui sotto c'è un odio per gli Stati Uniti e un odio per Israele. Quindi questo è un problema che ritengo rilevante. Detto questo, sugli aiuti, ovviamente gli aiuti internazionali dovrebbero servire allo scopo stesso. C'è una grossa letteratura sul fatto, c'è un economista che si chiama Zucman, che mostra come quando arrivano, per esempio in Africa e in altri paesi che hanno bisogno di aiuti, i finanziamenti, cioè il flusso di capitali che arriva, c'è un controflusso di capitali che si dirige verso i paradisi fiscali. Quindi la questione relativa a dove vanno davvero gli aiuti allo sviluppo è una questione generale importante, e la questione relativa alla Palestina, alla striscia di Gaza, è quanto i flussi che sono stati finanziati negli anni, a partire immediatamente successivamente alla Seconda Guerra Mondiale, a favore della zona e soprattutto in forma ancora maggiore dopo gli accordi di Oslo, effettivamente siano andati alla popolazione e non invece a finanziare il terrorismo. Questo è un tema, e sinceramente, come ricordava Anna Scani, c'è una questione relativa alla posizione dell'Europa. Mi piacerebbe vedere che l'Europa sia molto seria e molto determinata nel bloccare gli aiuti nella misura in cui non si sa a chi vadano e in che forma vadano, e quanto invece vadano a finanziare attività terroristiche. Quindi certo, questo è il tema. Ovviamente non si può che auspicare una soluzione pacifica, però dico nel medio-lungo termine. Faccio un po' di teoria dei giochi come argomento di insegnamento e talora di ricerca. È difficile immaginarsi che nel breve termine ci sia una de-escalation, sinceramente. Non sono competente sul tema in termini specifici, ma tenuto conto degli equilibri strategici della questione, in termini di teoria dei giochi, in termini vagherelli, sinceramente do bassa probabilità al fatto che ci sia una de-escalation nel breve termine. Allora, voglio farvi vedere una cosa. Intanto dall'Europa, che poi le notizie sono curiose, oggi arriva la notizia che il direttore generale
del meccanismo europeo di stabilità, cioè del MES, Pierre Gramegnat, che cosa dice? Dice: aspettiamo che l'Italia proceda con la ratifica del MES, stiamo lavorando duramente per convincerli a farlo. Ecco, questa è la voce che arriva dall'Europa in questo contesto, e viene da sorridere, amaramente anche. Voglio farvi vedere una cosa, perché nel pomeriggio a Roma è previsto un corteo, una manifestazione di una parte di studenti per dire basta alle violenze in Palestina. Gli studenti in diversi atenei si sono schierati. Prima dicevo, la Francia ha vietato tutte le manifestazioni pro-Palestina. Facciamo sentire le voci di alcuni di questi studenti. Sentiamo Francesca Todini. Noi studenti che stiamo combattendo contro il caro affitti lo facciamo con delle parole d'ordine chiare contro la guerra, per deviare quelli che sono gli investimenti nell'industria delle armi e nelle guerre che vengono portate in tutto il mondo, dall'Ucraina all'occupazione israeliana in Palestina. E quindi La nostra richiesta che portiamo avanti da settimane è quella di soldi alla casa, al diritto allo studio e non alla guerra. Si è capito bene chi ha invaso chi, a tuo giudizio? Palestina libera è ancora uno slogan attuale? Sì, è uno slogan attualissimo. Noi abbiamo ripreso parola sulla questione palestina dopo che negli ultimi giorni si è nuovamente inasprito il conflitto, sia perché abbiamo assistito a un'evidente operazione di travisamento della realtà, sia perché appunto quello della Palestina è un problema che va avanti da vari decenni. Sono quasi 80 anni ormai che non viene raccontata la verità su un popolo che è stato rinchiuso nella più grande prigione a cielo aperto dal regime di apartheid israeliano, riconosciuto anche da realtà come Amnesty International e da varie delibere e pubblicazioni delle Nazioni Unite. Esattamente come per noi è fondamentale poi partecipare al 19 ottobre per la lotta per la casa, è anche fondamentale lottare al fianco del popolo palestinese. Noi saremo prima qui a Piazzale Aldo Moro, ci raccoglieremo già per protestare contro il convegno delle destre europee, che include anche ospiti del Likud, dell'estrema destra israeliana che inneggia al massacro dei palestinesi, e poi andremo assolutamente alla manifestazione delle ore 18 a Piazza Vittorio, perché crediamo che sia importante in questo momento raccoglierci per evitare il massacro del popolo palestinese e per denunciare la violenza sistemica compiuta da Israele. Come si tengono insieme le due battaglie, quella per il diritto allo studio, una casa per gli studenti, e poi le grandi questioni del Medio Oriente fino a quelle degli ultimi giorni? Allora, noi diciamo soldi alla casa e non alla guerra, come recita lo striscione, perché quest'anno l'Italia si è adeguata, diciamo, agli standard europei e è arrivata a spendere il 2% di PIL in armi. Ovviamente questo ha comportato un ulteriore taglio della spesa sociale. Torno dall'ambasciatore Sessa, no? Questa è una libera, come dire, ci si può esprimere liberamente ancora in questo paese, questo è libero giudizio di questi studenti. Lo diceva prima Puglisi, dice: mi viene l'orticare a sentire, quando si parla di questo, che vengono rimangate tutte le questioni storiche, no, di Israele o le responsabilità di Israele, però ci sono. Ma certo, voglio dire, ma a prescindere dal fatto che grazie al Padre Eterno e anche a altri fattori noi siamo un paese dove ancora esiste una libertà di espressione, è evidente che qui non altro che orticaria, abbiamo tutti ben più infezioni ben peggiori dell'orticaria a vedere quello che sta succedendo e come tutto questo è cominciato. Il problema di fondo adesso è che mettersi a fare un seminario sulle ragioni per le quali la comunità internazionale tutta e per primi gli attori di questa tragedia non sono ancora riusciti a risolvere i loro storici
e pluridecennali problemi. In questo momento, mi dispiace dirlo, serve a poco. Qui dobbiamo semplicemente parlare meno e fare di più in silenzio. Oggi lei, prima non so chi ha citato l'incontro tra gli iraniani e il punto fondamentale è questo: in questo momento ci vogliono delle persone che senza trombazzarlo su tutti i social e tutte le televisioni parlino con Hamas, con la Jihad islamica e con Hezbollah. E allora, per parlare con Hezbollah bisogna ovviamente coinvolgere l'Iran, cioè bisogna tapparsi le narici del naso e andare a parlare con loro. Questo è l'unico tentativo disperato. Il Titanic sta affondando. L'unico tentativo disperato è di riuscire ad agire su quelli che sono i protagonisti di questa tragedia. Blinken fa benissimo a parlare. Vediamolo, Blinken, forse abbiamo le immagini dell'incontro con Abu Mazen, no? Di cui ma il povero Abu Mazen, ma che cosa può fare? Nulla. Sì, ma c'è una domanda successiva a questa, perché adesso ovviamente comanda, diciamo, quello che sta succedendo sul terreno. Vedremo cosa farà Israele, se ci sarà questo ordine di offensiva totale o meno, l'attacco di terra. Però la domanda successiva che secondo me molti si pongono è: e dopo? Cioè, c'è qualcuno in grado nel mondo, visto che c'è una debolezza di leadership in tutto il mondo enorme, c'è qualcuno in grado magari di mettere, come dire, concretamente sul piatto la famosa soluzione due popoli, due stati? E c'è qualcuno che ci crede ancora? Non lo so, questo le voglio chiedere, visto che lei è un diplomatico di lunghissimo corso. Non lo so, sa. Io sono tragicamente disperato perché non lo so. Io sono tra coloro che per anni hanno lavorato proprio per quell'obiettivo. Perché tantissimi, non solo noi italiani, ma anche in altri paesi, hanno disperatamente creduto e continuato a credere fino a 7 giorni fa che prima o poi quello che era l'obiettivo auspicato da tutti si potesse raggiungere. Oggi ci siamo dovuti arrendere. Se è vero che da 2 anni Hamas stava preparando questa operazione, d'altra parte, chi ha un po' di dimestichezza con le operazioni militari, quando abbiamo visto arrivare quei deltaplani, quei combattenti, davanti che era protetto da quello dietro che sparava, è un'operazione da forze speciali, cioè preparate militarmente in maniera meticolosa. Oggi bisogna, ripeto, auspicarci che gli americani, che hanno 1000 contatti, ma non solo gli americani. Voglio dire, noi, l'Italia nel 2006, spesso la gente lo dimentica, soprattutto in un paese come il nostro, dove abbiamo perso la memoria di noi stessi. Noi nel 2006 abbiamo fatto una grossissima operazione di politica estera, favorendo il rischieramento in Libano della seconda missione poi dell'UNIFIL, delle forze di interposizione. Era un contingente internazionale, no? Ma cosa crede, che noi ci siamo limitati a parlare così solo tra di noi o con i massimi dirigenti? No, ha ragione. Peraltro ricordo che il penultimo comandante di quel contingente era un italiano, il generale Dal Coll, tanto per ricordarci. Penultimo, ma anche il secondo. E il secondo solo perché, con un'intesa molto tra gentiluomini, si decise di farlo iniziare ai francesi. Certo. Mentre tutta l'operazione sul piano politico-diplomatico la facevamo noi italiani. No, ma ha fatto bene a ricordarlo. Allora, io vorrei un attimo chiudere questo capitolo, poi magari vi daremo un aggiornamento dopo. Casasco, vedo che voleva, e poi devo risentire Anna Scani. Allora, partiamo da un presupposto: che abbiamo dei terroristi che si chiamano Hamas, e che non sono tutti palestinesi, ma ci sono dei terroristi che si chiamano Hamas. Noi stiamo senza se e senza ma dalla parte di Israele contro questa aggressione brutale da parte dei terroristi. Detto questo, io credo che siano importanti 2 cose. Uno,
però che i finanziamenti ai palestinesi possono continuare, che è cosa diversa dal controllo di questi finanziamenti poi dove vanno a finire. Il controllo deve essere assoluto e forse non c'è stato a sufficienza, però non possiamo dividere e mettere insieme palestinesi e Hamas e coinvolgere i palestinesi senza Hamas, togliendogli, voglio dire, quelle che possono essere le possibilità economiche. Altra cosa, e quindi questo è molto importante, altra cosa, credo che il ministro degli esteri italiani e il governo italiano quindi si siano ben espressi anche in Parlamento su due popoli, due stati. Questa sì. È la posizione dell'Italia, che può svolgere sì. Una realtà importante, certamente insieme alla Francia, più forse che dell'Europa, anche se ovviamente non possiamo oggi discutere sull'Europa nella criticità del momento. Certo. Però noi possiamo svolgere un ruolo importantissimo. Altro ruolo importante, e forse è stato sottovalutato, che l'Iran ha smentito un coinvolgimento diretto. Siamo tutti certi che l'Iran ci sia dietro a tutta questa cosa. Però il fatto che l'Iran abbia smentito ufficialmente ha dato una possibilità, certamente, di non coinvolgere ovviamente il sistema internazionale, quindi la diplomazia internazionale, come è stato detto, credo ai massimi livelli, dagli Stati Uniti alla Russia, alla Cina, certamente, e questo incontro che avviene tra Hezbollah e Iran può essere anche un punto importante della diplomazia. L'importanza è che si intervenga a questi livelli, come è stato detto, ai massimi livelli. Quindi io credo che siano importanti separare Hamas dai palestinesi per non coinvolgere un sistema più ampio, una realtà importante ai massimi livelli, come sta avvenendo, io credo, voglio dire, e quindi il ruolo, voglio dire, di tutto il mondo, Russia, Cina, America e Europa, con coinvolgimento certamente dell'Italia, perché l'Italia su quella zona ha certamente un ruolo importante, non dimentichiamo tutte le missioni di pace che sono state avvenute, quindi anche la parte militare italiana in questi anni è stata importante, e su questo voglio arrivare quindi a isolare questo e azzerare questo gruppo di Hamas, separandolo dai palestinesi e intervenendo su quello che può essere lo sviluppo. Che è la cosa più difficile. Anna Scani, volevo tornare un po' sulla domanda che facevo prima all'ambasciatore. E dopo che succede? Beh, se non sa, diciamo, se è l'ambasciatore ad avere dei dubbi con l'esperienza che ha, è difficile che io possa dare una risposta più concreta e più netta. Credo però, insomma, si capisce dalle parole di Casasco che su questa vicenda le parti politiche hanno trovato un'unità di intenti. Cioè è vero che il Parlamento ha detto due popoli, due stati, è vero che il Parlamento tutto ha condannato senza appello i terroristi e quindi si è schierato dalla parte di Israele. Ora è il momento più difficile per la diplomazia, ma il più importante. Cioè, perché ci sia un dopo, è necessario che l'adesso sia giocato con tutte le carte possibili. Quello che diceva prima l'ambasciatore, cioè che tutti gli incontri possibili si tengano e che da quegli incontri esca il più possibile la linea dell'isolamento dei terroristi di Hamas. Perché quello che dicevo prima, per sconfiggere il terrorismo, la vera arma che ha la civiltà è quella di isolarlo. E siccome Hamas ha dimostrato di essere un'organizzazione terroristica in piena regola, perché quello che ha fatto preparando quegli assalti in quel modo e ovviamente uccidendo oltre 1000 civili in modo barbaro, non abbiamo bisogno di vedere le foto per capire che cosa è accaduto, spero, credo, mi voglio augurare. Sì. Però per sconfiggere Hamas abbiamo bisogno di unire tutto il resto, non solo nella condanna, ma anche nella fatica della diplomazia. E questo è, diciamo, quello che deve fare l'Unione Europea, quello che deve fare, che stanno facendo gli Stati Uniti, che devono fare gli Stati Uniti, anche coinvolgendo attori che non è facile coinvolgere, perché ovviamente l'incontro tra l'Iran e Hezbollah è fondamentale in questo momento per non ampliare il conflitto. Allora noi di fatti seguiamo, come dire, costantemente sia l'evoluzione sul terreno, che devo andare in pubblicità, condivido le parole del Presidente Ascanelli. Benissimo, grazie. Grazie, esatto. Perché poi c'è tutto, come dire, un pressing diplomatico che anche questo è da seguire con grande attenzione. Dopo la pubblicità parliamo di economia. Peraltro il Fondo Monetario Internazionale ha detto è troppo presto per capire l'impatto di questo conflitto, no, sugli scenari economici. Come sapete, lunedì prossimo il governo, il Consiglio dei Ministri, dovrebbe varare, diciamo, licenziare la prossima legge di bilancio. Intanto ieri è arrivato il no definitivo, il parere definitivo che è negativo del CNEL al salario minimo legale. Lo vediamo dopo la pubblicità. Abbiamo fatto una scelta di star fuori dallo scontro politico.
di partire dalla direttiva. Noi non saremo tenuti a far nulla in quanto abbiamo un tasso di copertura della contrattazione vicino al 100%. Quindi questa casa c'è una grande tradizione da questo punto di vista, e la grande tradizione è contrattazione, contrattazione, contrattazione. Non serve, non basta un salario minimo comunque definito, un 9 euro lordi. Per quanto ci riguarda, stiamo nell'alveo della Costituzione, e su questo sono perfettamente d'accordo con il mio amico Landini, la via maestra è la Costituzione. Perché in gioco non è la fissazione di una tariffa 7 euro, 9 euro, 10 euro. Qui c'è un tema di chi decide qual è il salario giusto, qual è il salario sufficiente, qual è essere adeguato. Quindi questo documento è netto nel dire che non può essere una commissione di esperti che fa una valutazione tecnica che risponde a una razionalità economica o giuridica nella fissazione della tariffa, ma che invece è una scelta politica. Noi non demorderemo, le forze di maggioranza hanno già preannunciato un rinvio dall'Aula alla Commissione, vogliono fare una melina sulle spalle dei lavoratori sottopagati. Allora, torno da Riccardo Puglisi. Che ne pensa del documento del CNEL, a parte che era, insomma, come dire, ampiamente prevista questa bocciatura? Allora, diciamo, in economia si distinguono due piani, cioè un piano cosiddetto positivo vuol dire descrivere i fenomeni, e un piano cosiddetto normativo, per cui si dice cosa è buono e cosa non è buono dal punto di vista, diciamo, del benessere delle persone, quello che noi chiamiamo il benessere sociale. Allora, la questione, cioè io non mi stupisco del fatto che il CNEL abbia preso questa posizione, perché il tema, come molti temi politici, è un tema, come temi economici, ha un contenuto politico forte, e quindi c'è dialettica politica sulla questione. Da economista dico due cose. Allora, se il salario per un certo tipo di settore, per un certo tipo di qualifica, è superiore al salario minimo stesso fissato in termini generali, beh, allora il salario minimo non ha effetti. La questione è che quando il salario minimo invece interviene in settori in cui il salario cosiddetto di equilibrio, cioè il salario che viene fuori dalla contrattazione tra domanda di lavoro, cioè le imprese, e offerta, i lavoratori, quando questo salario minimo è sopra, ovviamente ci dovrebbe esserci un effetto di redistribuzione, nel senso che coloro che hanno un lavoro ottengono un lavoro con un salario che è quello minimo più elevato. Qual è la questione? E mi stupisco del fatto che se ne parli pochissimo, perché qua siamo veramente ai livelli di economia politica neanche 101, meno 101. E se tu tieni più alto il salario, potresti avere degli effetti negativi sulla domanda di lavoro, ovvero sia effetti negativi sull'occupazione. E bisogna decidere, ti preoccupa l'occupazione o ti preoccupa il salario minimo? Attenzione, le posizioni secondo cui l'intervento sul salario minimo è finanziato dallo Stato per adeguare il salario che le imprese pagano al livello del salario minimo, che ne so, le imprese offrono 7 e il salario minimo è 9 e lo Stato ce ne mette 2, attenzione, la questione diventa ancora più politica, ma diventa una questione in cui il taxpayer, il contribuente, il pagatore di tasse, come lo chiamo io, viene chiamato a intervenire. Quindi credo che in particolare PD e 5 Stelle debbano non far finta che non ci siano questioni politiche dentro la questione. Non è conclamato che sì, il salario minimo sia una geniale idea senza costi. E quindi Brunetta, il collega, già collega Brunetta, dal punto di vista dell'economia politica e della politica economica, ha detto delle cose totalmente sensate e banali. Sì. Anna Scani, allora, intanto quando arriva la discussione in Parlamento, il 16-17 dovrebbe arrivare la prossima settimana, quindi con l'aula della prossima settimana, anche se la maggioranza ci ha già fatto capire che non ne vuole discutere, che non ne vuole grave. Discutere voi tetragoni, intendo voi il Partito Democratico, il Movimento 5 Stelle, Alleanza Verdi e Sinistra, e credo anche Azione, meno Italia anche Viva, Azione, sì. Avete, diciamo, un fronte comune sul salario minimo legale. Assolutamente, ma guardi, qui c'è un problema di metodo, nel senso che a me stupisce molto che, essendo la questione politica, la Presidente Meloni abbia avuto bisogno di farsi dire dal CNEL cose che peraltro, cioè che il salario minimo non basta e serve anche la contrattazione collettiva, non lo mette in discussione nessuno, ma questo non significa che il salario minimo non serva.
Quindi perché la Presidente Meloni non si è assunta la responsabilità di dire che non lo vuole però, basta? Forse scusi, perché mi permetto una battuta. Renzi peraltro voleva abolirlo il CNEL. Il CNEL è un organo di rilevanza costituzionale che quello deve fare. Guardi, il quindi CNEL, non mi infatti, meraviglia che sia stata chiesto un parere al CNEL da parte del governo. Il CNEL ha fatto il suo mestiere. Il problema è che la Meloni, invece di esprimere un'opinione politica che tale è e che non è l'opinione del CNEL, il CNEL ha dato un parere. Sì. Poi c'è una decisione politica da assumere che non deve dipendere esclusivamente da quel parere, ma che deve dipendere dal fatto che una maggioranza, un'opposizione ritengono che in Italia ci sia un problema di lavoro povero. C'è questo problema? Io credo di sì. Cioè, nonostante la contrattazione collettiva, noi abbiamo milioni di persone in Italia, soprattutto giovani, soprattutto donne, che guadagnano troppo poco. Soprattutto poco, in certi settori. Soprattutto in alcuni settori, che guadagnano troppo poco per poter pagare le bollette, arrivare alla fine del mese, fare la spesa. Questo incide anche sui consumi. Io non sono un economista e non voglio fare l'economista, sì, ma evidentemente questo avrebbe una ripercussione anche positiva dal punto di vista dei consumi, se vogliamo parlare di costi-benefici. Però il vero problema è, oggi possiamo chiamare lavoro una cosa che è pagata meno di 9 euro lordi l'ora? Noi diciamo di no. Noi diciamo che quello è sfruttamento, non è lavoro. Sì. Se la Presidente del Consiglio ritiene che invece sia lavoro, venga in aula. Non ma prenda ci sarà la prima o poi questo dibattito. Speriamo, in aula, noi no? Ce lo auguriamo, sono mesi che viene rinviato, adesso era il tema era il parere del CNEL. Adesso è arrivato. Il CNEL ha dato quindi un parere, ora vogliamo sapere sì, qual è il parere di Giorgia allora, Meloni, non del CNEL. Brevemente, Casasco voglio sentire, perché anche Casasco, insomma, anche Forza Italia si è espressa in più occasioni contro il salario minimo legale. Io vorrei, poi taccio dopo, ma su questo tema vorrei parlare perché conosco benissimo. Sì, però le chiedo una sintesi perché poi abbiamo una cosa, prego. La sintesi, che il problema del salario giusto è giusto, la soluzione è completamente sbagliata, perché oggi il problema è la contrattazione che avvenga nella giusta rappresentanza. L'articolo 39 della Costituzione, mai applicato in 70 anni, dice che occorre definire la rappresentanza delle parti sindacali, cosa che non è mai stata definita. Ora, o si definisce quello e quindi il problema è risolto, e quindi credo che CGIL, CISL, UIL e i sindacati autonomi più importanti garantiscono ai lavoratori della contrattazione il salario minimo, cioè giusto, non minimo, ma diversamente se non si risolve questa situazione è difficile. Alternativa a quella proposta Forza Italia, perché applicare la legge della rappresentanza è lunga, è applicare erga omnes la rappresentanza più qualificata, cosa che avviene già a livello della contribuzione INPS, la contribuzione avviene alla rappresentanza più rappresentativa rispetto ai salari più bassi che vengono concessi e che sono, tra virgolette, abusivi. Quindi il problema del salario minimo uccide la rappresentanza sindacale e uccide la rappresentanza datoriale. La contrattazione ha portato a un salario, parlo delle categorie più rappresentative dell'industria, Confindustria e Confapi, al di sopra dei 9 euro e non è obbligatorio per quanto riguarda le aziende applicare il salario perché appartengono a una categoria. 9 euro poi bisogna vedere, non è un salario lordo, è un salario mezzo lordo, perché il salario minimo di 9 euro lascia fuori il TFR, la tredicesima, la quattordicesima, le permessi, le ferie, cioè. Quindi andiamo a 12 euro dati non di Casasco ma dell'OCSE, il più alto in Europa, il che vuol dire che la competizione non ci sarà più con le altre parti e il lavoro lo danno le imprese. Quindi occorre nella contrattazione dare la possibilità libera tra limitando il perimetro a chi la rappresenta veramente o traducendo l'erga omnes. Faccio un esempio, i meccanici Confindustria, Confapi eccetera eccetera hanno un contratto che hanno applicato dal 1 luglio del 2023 un indice IPSA che dà 123 euro in più ai lavoratori meccanici, pari al 6% di aumento. Se fai il salario minimo al 6%, le aziende non lo applicano e scendono al di sotto. Magari le grandi sono obbligate, ma le piccole... Chiaro, allora la Casasco, in Francia, quindi, in Germania, la interrompo. In Portogallo, come fanno? No, però vi devo interrompere, scusate, questo meriterebbe un'altra puntata, lo faremo. Rinviteremo Casasco, rinviteremo volentieri Anna Scani, perché adesso dobbiamo andare avanti. Paolo Sottocorona, la saluto intanto. Buongiorno Paolo. Buongiorno. Allora, fine settimana di cambiamento del tempo, non tanto oggi, dove troviamo come al solito qualche debole precipitazione sul basso Tirreno, sulla Liguria, anche sulle zone di nord-est oggi. E quello è un po' un segno, perché guardate la previsione per domani.
è proprio sulle zone di nord-est dove comincia a cambiare marcatamente il tempo, con fenomeni che sul Friuli Venezia Giulia possono essere anche molto intensi, quindi non le solite piovigine, ben altro. Le piovigine restano Liguria, Toscana e poi vedete sulle coste tirreniche essenzialmente. Domenica questo peggioramento si estende e prende ancora il nord-est, Emilia-Romagna con fenomeni intensi, tutto il centro, tutto il sud, sulle altre zone non ci saranno molte schiarite, magari piove meno. Questo cambiamento del tempo sarà accompagnato, così come ormai ci si aspettava, da un discreto calo delle temperature a partire dal nord. Al sud, ancora per questo fine settimana, è quasi estate. Grazie. Allora, io ho un'ultima parte oggi della trasmissione da dedicare ai temi, diciamo, soprattutto economici, perché tra poco sarà con noi Antonio Fazio, l'ex governatore di Banca Italia. Intanto do due notizie. È arrivato in Israele, come avevamo annunciato, il ministro degli esteri italiano Tajani. Continuano i raid israeliani a sud della striscia di Gaza e a Pechino c'è uno strano episodio: è stato accoltellato un impiegato dell'ambasciata israeliana in Cina a Pechino, fuori dall'ambasciata. Non è chiaro ancora il motivo di questo attacco. Vedremo che succede, caro ambasciatore. Io ringrazio Anna Scani, grazie ovviamente a Maurizio Casasco, grazie a Riccardo Puglisi, grazie caro Paolo. Poi la prossima settimana, da lunedì, capiremo come è arrivato l'autunno, se è davvero arrivato. Pubblicità e tra poco con noi Antonio Fazio. Grazie. Allora, economia ancora in primo piano, in primissimo piano, come vi avevo preannunciato, è con noi Antonio Fazio, economista e per lungo tempo governatore della Banca d'Italia. Buongiorno Fazio. Buongiorno, anche a voi. Allora, vi voglio fare vedere la copertina di questo libro per Cantagalli Oikinova, questo saggio di Antonio Fazio, Le conseguenze economiche dell'euro. Quante volte abbiamo parlato delle conseguenze economiche dell'euro? Allora, io le faccio subito una domanda. Lei, quando abbiamo cominciato ad avere contatto con l'euro, con questa moneta, era governatore, no? Lei è sempre stato anche molto critico sulla tempistica d'ingresso dell'Italia nell'euro. Perché? Io sono stato critico sul progetto in quanto tale, e alcune le farò, diciamo, sperando che le critiche possono aiutare a migliorarlo, va bene, adesso vuole dire dettagli. Ma perché non eravamo preparati? C'è una questione di non preparazione dell'Italia, che è ampiamente spiegata nel testo. La mancanza, il deficit della produttività, va bene. Ho detto, guardi, l'Italia non è preparata. L'Italia era preparata sull'inflazione, perché io avevo stroncato l'inflazione. Sì. Va bene, dopo 40 anni, va bene, alla fine. Avevamo però in quel momento gli strumenti, perché l'Italia aveva avuto per la prima volta, quando Carli diventò ministro del Tesoro, la libertà del tasso di cambio. Quindi noi avevamo combattuto l'inflazione, per esempio nel 74, in maniera molto efficace, ma usando i massimali sul credito. Furono efficacissimi, va bene, però fu un sistema piuttosto duro, diciamo, più particolare. Negli anni 90 abbiamo stroccato l'inflazione usando i normali strumenti di politica monetaria di cui godono le banche centrali del mondo: tasso di interesse e limitazione della creazione di base monetaria. L'abbiamo stringata in contemporanea con l'abbattimento del cosiddetto spread. Allora la gente non capiva nemmeno che cosa fai. Non era bene. Lo spread aveva raggiunto un giorno 900 punti. I titoli BTP italiani rendevano il 14,5%, stavano a 60 lire, va bene. I titoli tedeschi rendevano il 5,5%. E il cambio, dopo già la prima crisi dello SME dei primi anni 90, poi se necessario noi parleremo, diciamo, più dettagliatamente,
si ripresentava di tanto in tanto, va bene, quando io, dopo negli anni 94-95, e quindi ad un certo punto feci la scommessa fondamentale di un governatore. Io abbatterò l'inflazione con gli strumenti. E questo è l'inflazione, ma perché lei era critico che l'Italia entrasse nel sistema dell'euromoneta? Perché, come ho spiegato dopo, davanti, dopo aver lavorato, perché se non ci fossi stato io, l'Italia non era stata ammessa, va bene, lo racconteremo questo. Lo spiegai davanti al Parlamento, dopo una commissione, alle due commissioni parlamentari riunite della Camera e del Senato nel giugno del 97, va bene, dopo che a marzo eravamo stati ammessi dal punto di vista tecnico. Perché dissi, siamo uno strumento, un ideologico che diciamo adesso è diventato attuale per un altro motivo. Dissi davanti alla, mi domandarono esattamente perché era contento, pur poi avendo lavorato, diciamo, parte la politica, quella la dovevo fare comunque, va bene, la politica del sul cambio, l'inflazione, i tassi di interesse. Sì, perché? Perché non siamo competitivi. Non avremo più con l'euro i cosiddetti terremoti monetari. Ricordate, Carli, terremoti monetari, ogni tanto ci vediamo bene. Avremo una sorta di bradisismo. Ecco il bradisismo. Sapete che cos'è il bradisismo? Perdiamo qualcosa ogni anno. È la terra che si abbassa gradualmente sotto il livello dell'acqua. L'Europa, dissi, credo che feci questo, si possa leggere gli atti parlamentari allora, crescerà del 3%, noi cresceremo il 2%, crescerà del 2%, noi l'1%. Fui ottimista. Considerando la crescita del PIL di quegli anni. Di quell'acqua, allora dissi, era ottimista. Quindi perderemo. E questo è quello che è avvenuto purtroppo puntualmente, dovuto a che cosa? Alla mancanza di competitività che io ho messo ampiamente in luce. Quindi questo è il motivo. Le voglio chiedere una cosa. Il punto centrale è questo. Noi non eravamo pronti con la mancanza di competitività. E poi avevamo una situazione che ci rendeva difficile, diciamo, osservare i parametri del patto, cosiddetto patto di stabilità. Adesso le voglio chiedere una cosa. Lei parlava di lotta all'inflazione. La Banca Centrale Europea sono, mi pare, 10, abbiamo visto 10 rialzi consecutivi dei tassi di interesse per combattere l'inflazione. Dal suo punto di vista è un po' la missione, diciamo, no, da statuto della Banca Centrale. Sta facendo bene o questo rischia di ammazzare il malato, come si dice? No, allora questo va posto in termini più generali. Non so se lei sicuramente avrà avuto modo di vedere la pagina dell'Economist dopo che il Powell aveva ritardato nell'alzare i tassi di interesse. In America. C'era in America, cosa che poi è stata ripetuta in Europa. La copertina dell'Economist mostrava George Washington che si copriva la faccia di vergogna. Non hanno rifatto la stessa cosa per l'Europa, anche perché non c'è un George Washington in Europa, va bene. Un po' anche perché l'Economist è europeista nel senso attuale, diciamo, dell'europeismo. L'errore fondamentale fatto dalle banche centrali, qual è? Prima quella americana e poi quella, di non essere intervenuto in anticipo. Nel combattere l'inflazione si interviene in anticipo. Quando io nel 95 consigliai la stretta, disse, noi vedrò, è vero che iniziando la stretta, questo è un punto molto delicato, si rivela che c'è un pericolo. Però si deve dare subito a credito. Posso dirla con un'espressione un po' colorita, si interviene prima che i buoi scappino, questo è il senso, no? Senta, le voglio chiedere ancora una cosa. No, però non è così semplice, molto più, diciamo, è un modo per capire. Senta, patto di stabilità, no? Si discute molto sulla riforma del patto di stabilità che rifisserà, diciamo, le regole in Europa. In questa fase, no? Siamo usciti dal Covid, la guerra in Ucraina, il conflitto in Medio Oriente. Lei come lo vede questo patto di stabilità? Dunque, è spiegato qui nel testo. Il patto di stabilità è apparso stranamente e non si conoscono bene le basi giuridiche.
Questo Giuseppe Guarino, che è un economista di livello, di un certo livello, a livello non solo nazionale, era purtroppo scomparso, ha detto che non si capisce dove, è spiegato che è apparso improvvisamente ed è la psicologia dei tedeschi, dei miei amici tedeschi, va bene, che ho descritto ampiamente, immagino Ele abbia avuto, del volume che ho stampato con la Treves, la grande inflazione tedesca, va bene. I tedeschi, quando sentono quella parola, gli vengono i capelli dritti, i tedeschi. Dunque, ragionando con me, in Italia tra il 38-39 e il 48-49, 10 anni con una guerra persa, quello che costava una lira nel 38-39 è costato dopo circa 50 lire nel 48-49. In Germania, in 10 anni che vanno dal 1913-1914 al 1923-1924, quello che costava un marco nel 1913 costava, si ricorda quanto? 1.000 miliardi di marchi. È chiaro, si capisce, va bene. No. E uno, per capire questo, deve, guardi, deve, come è possibile? Allora, in quel libro io l'ho fatto, diciamo, mese per mese, giorno per giorno negli ultimi anni, va bene. E questo spiega, sì. Senta, il patto cosiddetto che si chiamava di stabilità, poi il mio amico Dittmeier ed altri, va bene, veramente un tedesco, però ragionava, va bene. Era un tedesco, sì. Va bene, però ragionava, diciamo, come si deve, come deve ragionare un governatore a livello internazionale. A un certo punto disse: chiamiamolo patto di stabilità e crescita. E crescita, crescita, certo. Va bene, era un patto di stabilità. Il patto di stabilità è stato imposto ad economie diverse, va bene, con situazioni strutturali molto differenti. Io in varie discussioni sollevai il problema del risparmio in Italia e del fatto che le famiglie italiane erano molto meno indebitate. Quindi il debito privato italiano era molto più basso, c'era molto più risparmio, certo, quindi la situazione. Non ci sentirono, perché... E non ci vogliono sentire ancora da questo punto di vista. E c'è un problema proprio giuridico, diciamo, questo modifica in misura sostanziale, certo, il trattato di Maastricht giuridico, non si sa con quale base, diciamo. Si parla che lo fece Carle, ma Carle era morto nel 93, lo ideò con qualcuno, ma insomma questo è stato introdotto, come spiegato, nel 1997, dopo che è apparso improvvisamente questo, come un regolamento interno. Sì. Ma questa è una misura che modifica il trattato di Maastricht. Non c'è dubbio. Va bene. Quindi comunque, è questo se che siete incuriositi, ingolositi da... Questa è una storia di cui parliamo da tanto tempo, raccontata da uno dei protagonisti della vita politico-economica e istituzionale italiana, Antonio Fazio. Vi consigliamo questo, Le conseguenze economiche dell'euro, questa è la copertina. Allora, prima di chiudere voglio dare conto, così poi ci passiamo il testimone con David Parenzo, di un paio di notizie che arrivano ancora da Israele. C'è stata una raffica di 150 razzi di Hamas su Ashkelon e poi l'Organizzazione Mondiale della Sanità dice che è impossibile evacuare ovviamente i pazienti fragili da Gaza Nord. Questo per raccontare la drammaticità di queste ore. David. Sì, caro Andrea, buongiorno a te e al tuo grande ospite. Allora, noi ripartiamo da qui nel giorno in cui, oggi è il venerdì, giornata di preghiera per il mondo arabo e giornata di preghiera anche per il mondo ebraico, inizia stasera la festa di Shabbat. Allora, qui siamo nel giorno in cui il capo di Hamas e il presidente dell'Iran hanno fatto questo grande appello alla mobilitazione generale. Noi saremo a Gerusalemme con una nostra report freelance che sta cercando di raggiungere il luogo della città vecchia, lì dove c'è la moschea di Omar e il muro del pianto. Andremo poi in diretta da Gaza per raccontarvi le testimonianze da lì. Avremo come sempre il monitoraggio su Al Jazeera, il racconto della guerra. Sarà con noi Antonio Padellaro, Luca Telese, Francesco Borgonovo, Silvia Sciolini Borrelli, il direttore di Domino e ovviamente l'appello di Israele a Gaza City: lasciate quella città, perché nelle prossime 48 ore
ci sarà il bombardamento ancora più intensivo. Quindi da qui partiremo oggi con il nostro racconto. Gerusalemme, Gaza, la prospettiva internazionale, quello che accade. A tra poco. Grazie, saluto Antonio Fazio. Se lei proprio mi risponde con un telegramma, Antonio Fazio. E la domanda è questa: come si blocca, come si fronteggia l'enorme debito pubblico italiano? Si può mettere un tetto di qualche tipo? Il debito pubblico italiano è stato nell'immaginario, va bene, gonfiato da questo fatto di considerare l'economia italiana senza tener conto del suo elevato tasso di risparmio e del minore debito pubblico. Comunque la riduzione del debito pubblico si fa attraverso la crescita. La crescita, cioè che il PIL cresca e che ci sia crescita economica. Poi, se vuole, spiegherò, diciamo, nel corso perché il debito italiano in rapporto al PIL è cresciuto. No, purtroppo, fine tempo, starei con lei a parlare un'altra ora, perché questi sono i temi su cui ci interroghiamo tutti i giorni e moltissime delle persone che ci seguono sono molto incuriosite. Deve tornare, dottor Fazio. Grazie ad Antonio Fazio. Adesso, come sempre, l'aria che tira. Noi ci vediamo domani, stesso luogo, stessa ora. Grazie.